Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto una mail da parte di Confesercenti in cui il presidente dell'area metropolitana Venezia Rovigo interveniva sulla riorganizzazione del mercato tradizionale di Chioggia e Sioba. A riguardo reinterviene il consigliere del Partito Democratico Jonathan Montanariello, vedendo in questo appello e in altri che non ci sono arrivati qualcosa di non proprio trasparente. Che il mercato settimanale sia da riorganizzare un dato di fatto, ma che di punto in bianco le associazioni ne prendano atto, potrebbe far pensare che ci sia già una discussione in corso, fuori dall'amministrazione, fuori dal consiglio comunale e anche all'insaputa dei commercianti che stanno cercando ora di informarsi. La seconda ipotesi che mette in campo il consigliere è che si sia fatta una presa di posizione netta delle associazioni di categoria nei confronti di questa amministrazione, che a dire dello stesso consigliere mostra una realtà politica presa più a costruire le immagini dei propri amministratori che amministrare la comunità che gli è stata affidata. Secondo il consigliere, per intervenire in tal modo le associazioni significa che qualcosa si sta muovendo. Abbiamo già preparato un accesso agli atti e un'interrogazione con cui si chiede con chi l'amministrazione abbia deciso di trattare questo tema di grande importanza per la comunità, afferma il consigliere Montanariello, sollecitando il sindaco e l'assessore Griguolo perché vengano subito a riferire in aula. Montanariello e Tiozzo concludono affermando che è certo che il mercato del giovedì meriti un ripensamento, ma il dibattito che ne deve scaturire deve essere condiviso. I cittadini non devono trovarsi a scegliere a cose già fatte. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.